Ehi, la ciurma, io sono Mazzatese e riproviamo subito questo sciocco uomo che si è posto davanti a noi nello scorso episodio. Papero, speravo di non avere tutte queste paludi perché io ho paura delle paludi con questo pezzente qua, ma la mantengo perché non è fatta male, gioco la foresta però. Quell'uomo, più paludi esistono, più è stra mega P. E quindi, perché il mazzo di Garruk quando è giocato da Garruk è forte, quando lo gioco io invece è un schifo? Ecco, non ho, devo per forza giocare una palude. E giochiamo una palude. Speriamo che. Gioco il compagno di Garruk perché è più interessante che non la sanguisuga putrida. Che tra l'altro lo scorso giro non ho potuto neanche attivare perché. Quindi. Zio, cos'è? Ah, ok, mi fa pescare due carte e perdere due punti vita. Vabbè, due mana, non è malaccio come cosa, ma speravo in qualcosa di meglio. Giocherei la Sanguisuga allora. Sanguisuga putrida e attaccherei con questo, sperando di riuscire a fregarlo prima che abbia delle carte stra P. Cosa? Perché è luminosa? Gli do un più due, perdendo due punti vita. Ci proviamo. Proviamo, dai. Ah, ma sono stato stupido, non attacca nemmeno a suo turno. Stupido che sono. Ho perso due punti vita gratis. Se la vinco lo stesso, GG. Ma altrimenti potete deridermi fino alla morte. Non giocare niente di brutto. Quale mi uccide? Quella. Immaginavo. Io giocherei il cinghiale che è un 3-3 e non ho più abbastanza roba per la sanguisuga, vero? No. Oh, tu attacca qua. No, non la voglio attivare l'abilità. No, per nulla, ho già perso due punti vita a gratis proprio e attacca con quella. Boh, siamo 15 a 16, se non gioca niente di troppo P. Possiamo farcela, ma se gioca qualcosa di stra OP come l'incubo che ha giocato la scorsa partita o come il tizio inarrestabile come ne uccide un'altra, quella mi uccide. Posso giocare. La bestia di Fossocavo, sì. E speriamo di poterla usare il turno dopo. Più che altro perché. No, non la voglio. Perché io stavo. Volevo cliccare per attaccare, non per sacrificare due punti vita a caso. Li sacrifico magari dopo per finirlo. Se per caso gli restano pochi punti vita e ho bisogno di chiudere in fretta, la chiudiamo in fretta, chiudendola in fretta. Che poi fosse stata in ottica difensiva, ma neanche, non era in ottica difensiva. Non ha giocato niente, no, lo gioca adesso, vuoi vedere? Eccolo. Eccola, eccola, eccola. Cosa posso giocare? Questo qua che cos'è? Una prende più 2, una prende meno 2, sì. Questa prende più 2, quella prende meno 2. Kaiser. L'è protetta. Sto pezzente. Se l'è protetta. Sto pezzente del Menga. Ma l'avessi giocata dopo avrebbe avuto ancora più. Mana probabilmente. Vabbè, se non altro ora c'ho. Aspettate un attimo. 7 e 2, 9. E se ce ne aggiungessi 2?
11. No, non muore lo stesso. Meglio non sacrificare vite ora. Me lo blocca. Perfetto, ci muore. Gli muore quella. Sì. Alleluia. Sì. Ti prego, fallo di nuovo. Fallo di nuovo. Pallo, arbitro. Ok, no, non c'entrava più niente. Era triste, tutto quello che volete. Sì. Ma forse riusciamo a seccarlo prima. Non ha tante creature alla fin fine. Noi potremmo giocare qualcosa di strapower. Io direi di giocare questa. Che ci pesca tre carte. E farei che... Questo cos'è? Una creatura che controllo... Vabbè, mettiamo questa. Una creatura che controllo attacca una che non controllo. Ma io posso giocare anche questa? No. Io direi di usare questa. E faccio questa contro quella. Così gli muore. Io non lo uccido ancora. Però... Ah, posso usarla quella. Perfetto. Continui, adesso attacchiamo, combattimento, 1, 2, 3 e 5, 4, 9. Ah, ora potevo usare l'incantesimo, stupido. 4, 9, 2, 11 avremmo chiuso. Però la chiudiamo lo stesso, nessun problema. Con 2 punti vita credo che non potrà fare molto. Soprattutto non avendo più carte, cioè non avendo più creature. Adesso giocherà qualche cosa, ne sono quasi sicuro, ma... Ah, potrebbe usare quella in cui mi distrugge tutte le carte, effettivamente. No, no, ho giocato Incubo. Che sarà Mega Power, però me ne blocca uno, non le può bloccare tutte. Questo è il armonizzare, io andrei di armonizzare così quasi. Sì, vai con armonizzare. Ok, giocherei una foresta. Giocherei tritura scorie e poi giocherei la crescita inarrestabile mettendo un'altra terra, un'altra foresta. Sto giro io attaccherei con uno. No, continua. Tritura scorie, sta anche, quindi io attaccherei con tutti e quattro e ne ucciderà uno. Però 2 danni gli passano di sicuro e quindi direi che questa vendetta si è compiuta. Ah no, non mi ha bloccato niente, oh sì. Sì, mi ha bloccato la bestia di fosso cavo. Beh, perfetto. Continua, cos'è che dice? Ah, allora, una busta sbloccata, apriamola. Allora, Worm della Gola Profonda, Strige di Marea Cava. A volare e tocco letale, bestia. Astrobio Sferico, Patricante di Matica. Questo mi ispira, cos'è? La creatura incantata a volare, attacco improvviso e cautela. Oh, I like that. Volare esaltato. Cos'è esaltato? Non mi ricordo più. Bueno, ci sono delle carte che non sono male. La tua ascia preme contro il collo dell'uomo. Ti guarda con un'espressione supplichevole che trovi patetica e disgustosa. Gli altri chiedi. Il suo respiro affannato esce in rantoli mentre cerca di prendere aria. Esper, la patria del nostro capitano. Dovevamo incontrarcela per fare rapporto sulle nostre scoperte. L'uomo alza una mano insanguinata. Ti prego, togli l'acciaio dalla sua gola. Ma prima che possa riempirsi i polmoni, sollevi l'ascia sopra la sua testa e lo finisci. Calci via le ossa che l'uomo aveva disposto a formare la tua immagine e ti dirigi verso l'ultima preda rimasta. L'ultima, ce ne sono ancora due. Mente del cacciatore. Oddio. Ci proviamo? Ci proviamo. Sono passati 9 minuti e abbiamo ancora un attimo di tempo.
Dato credo che ci sfascerà comunque. Esamini la distesa blu e argento che si estende sotto una guglia proiettata verso il cielo e i tuoi occhi si posano sul profilo di un soldato in armatura a piastre. Senza pensare ti lanci verso quella figura. La pulsazione nella tua testa esplode all'improvviso con un'improvvisa cu con un'intensità acuta, come se la tua mente fosse divorata da formiche. Cerchi di ignorarla scagliandoti sulla tua preda, ma ti schianti sulla superficie liscia del suolo. Chiudi gli occhi e alcune immagini ti appaiono in un baleno, gli occhi scuri dell'angelo che ti ha catturato. Il sorriso subdolo di Liliana. Alzi lo sguardo e in piedi sopra di te si staglia l'uomo in armatura, i cui occhi brillano rossi. Un altro trucco, Ringhi. E quindi dobbiamo spaccare la faccia anche a lui. Cos'è questo? Sì. No, mi piace questa mano. Vado di questa e poi siamo. Grint spezzamenti. Sarà un rosso lui? Sì, un rosso nero probabilmente. No, non ho già più mana. E con questo, che travolge ma non haste, quindi devo aspettare comunque un turno ancora. Io ho un po' paura di quel tizio, nel senso che ha una brutta faccia. E i mazzi rossi sono stra veloci. Mi esilia quella. Iniziamo bene proprio. Gioco di nuovo questa. Ma se non mi esce il mana, che Kaiser faccio se non esce mana? Vediamo cosa gioca ora. Un'altra montagna. Oddio. Creatura leggendaria. Ok, quindi più carte ho in mano, più lui è forte. Oddio. Io ne ho 5, quindi lui è un 5-5. Pupazza. 4, ne ho 4, sei più scarso adesso. LOL. Sì, comunque potrebbe distruggermi come niente. Salta attacco per ora. Meglio cercare di perdere un po' di carte dal mazzo. Mi attacca. No, gli prendo i danni. O me le sacrifico per la leggendaria, ma mi muoiono tutte e due. Prendo i danni. Se adesso mi esce una buona carta, posso giocarne due. Ok. E invece no, e invece no. Però con uno io attaccherei, perché lui non può fermarmi con quella. Vado. Perfetto. 1-1. Non male, pesco una carta. Che è quello che mi interessava, effettivamente. Sì, quella che volevo. Perché così gioco una carta nera. Questa. Una palude. Lui è sempre un 5-5, eh? E mi attaccherà ora. Portandomi a 11. Però ora, se per caso uscisse qualcosa di intelligente, tipo del mana, mi esilia quella. Bello. Ok, quello a volare, quindi non lo fermo. Ma non posso fermare neanche quello, perché è troppo forte ora. Ok. Oh sì. Questo distrugge un artefatto o una creatura. Quindi io direi che distruggo quello.
stava diventando un po' troppo pericoloso. Intanto ne ho un altro, questo se per caso dovesse giocare qualcosa di ancora più pericoloso. Ci penseremo. Tanto questo qua ha anche a volare, quindi potremmo utilizzarlo per difendersi dall'altro. Ah, ok, mi infligge 4 danni. Ah, gratis. Ma ora che non ha più la leggendaria, mi sento molto più... No, questo ha bisogno di due nere. Cribbio. Giochiamo il tritura scorie. Che ha haste, tra l'altro, quindi posso attaccare subito. Però portandolo a 16, noi arriveremo a 5 a sto turno. E lui potrebbe ancora giocare il mondo, da quanto ne sappiamo. Sta continuando a giocare mana dopo mana dopo mana dopo mana dopo mana dopo mana dopo mana. Salta blocco. Tanto lo possono bloccare, non mi chiede neanche. Se pescassi un mana nero. Ne ha giocato un altro. Quindi vuol dire due turni, due danni a gratis che mi prendo per turno. Sì, gioca quella roba. Ah, un altro! Tre a turno ne piglio. Di pizze. Si gioco quello così almeno il prossimo turno. Sì, io giocherei questa quasi quasi. Questa prende più 2 e gliene ucciderei una di quelle che può, con cui puoi attaccare. Tipo questa, a parte che può attaccare con tutte. No, gli uccido una che, con cui può bloccare. Così pesco anche una carta. Non mi hai dato una carta, eh? No, era l'altra. Era l'altra. Adesso se mi blocca... Muore, io spero che mi blocchi. E invece no, prende il danno. Adesso io prenderò 2 danni. Proprio sul turno ho una nera per cui potrei giocare questo. E mi paro un po' il... da questi attacchi. Oia. Ah, quindi... Ogni giro prendiamo più carte? Non so dove sta andando a parare. Cioè fa pescare un fracco di carte. Allora io innanzitutto gioco questa. Poi giocherei questa. Ma poi posso giocare anche quella? Non credo. Però forse posso... No, non posso neanche quella. Non era da distruggere. Questa. E attacco con questa, sì. È lì, siamo proprio sul filo del rasoio. Lui pesca un botto di carte adesso e giocherà qualcosa di stra mega power, di sicuro. Ma se non ha haste, forse posso resistere ancora un poco. Ogni giocatore pesca una carta. Ma quante carte vuoi pescare? Ok. Allora io giocherei la nera perché ho poche nere più che altro. Allora io vorrei provare a questo cos'è? La creatura prende più 2 più 2, una prende meno 1 meno 1. Mi dice di giocare la creatura. Ok,
La sanguisuga zombie potrebbe essere solo una soluzione. Sì, però poi posso distruggergliene una. Se sì, forse sì. Sì, andiamo così e così. Così lui non può parare, io gli dovrei poter infliggere 8 pizze in faccia. Anzi, forse anche meglio. Uso questa e pesco altre carte. Vediamo, ma tanto non posso giocarle perché non ho più mana. Continua, combattimento. 5-3-8 dovrei poter, a meno che non abbia degli istantanei, che non è detto. E 5 sì, è andata. È andata, perfetto. Grandioso. Detto questo, sono 21 minuti passati. Sbustiamo. E io vi invito già a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto, lasciare un commento sull'episodio, su cosa ne pensate di come è andato l'episodio. Questo è andato abbastanza bene, effettivamente. Sono abbastanza soddisfatto. Queste carte non mi esaltano particolarmente, poi le guarderò. 6. Se uso, se giro 1 e prendo 5 punti vita. Costa un sacco, ma è una carta OP. 6 carte qualsiasi, non è neanche tantissimo 6 carte qualsiasi. Il mago si accascia a testa con la tua ascia conficcata nel pettorale, distrutto della sua armatura. Ormai soltanto. Sì, dovevano mettere una virgola. Conficcata nel pettorale distrutto. Ah no, nel pettorale distrutto della sua armatura. Ormai soltanto un mucchio di pezzi infranti. No, nel pettorale distrutto, virgola, della sua armatura, ormai soltanto un mucchio di pezzi infranti. Senti il sangue che ribolle, le vene nere si gonfiano sotto la tua pelle, nella tua testa esplode quel suono dolorosamente familiare, ma stavolta è accompagnato dall'odiosa risata di Liliana. Il mondo che ti circonda sembra confondersi e dissolversi. La maledizione ti sta consumando e divora tutto, tranne la tua fame insaziabile. Quindi noi ci vediamo al prossimo episodio in cui affronteremo l'ultima, dove affronteremo Liliana proprio e vedremo cosa succederà. Ciao a tutti!